Siamo nel mister Massimo Epifani, scatta oggi il ritiro del notaresco, anche se da qualche giorno la squadra già sta effettuando i test fisici al Savini notaresco. Intanto parte questa stagione con quali obiettivi? Gli obiettivi sono di fare il massimo che possiamo fare. Abbiamo allestito una squadra importante, e una squadra che deve ambire a cose importanti, quindi lavoreremo per questo. Sono contento di questi primi giorni che abbiamo fatto a Notaresco, perché ho visto già qualcosa di importante che è il gruppo. E questi 10 giorni che staremo qui a Isola cercheremo di cementare ancora di più il gruppo e cercare di iniziare a diventare squadra, che è la cosa più importante. Rispetto agli altri anni si è cambiata location da Castel del Monte a Isola del Gran Sasso, una struttura, un campo soprattutto rinnovato in erba sintetica. Ma siamo stati benissimo, perché come sono stato anch'io a Castel del Monte. Adesso abbiamo cambiato location, ma ringraziamo l'isola di Gran Sasso che ci ospita. E il campo è bello perché è stato fatto da poco. La struttura va benissimo per lavorare. Speriamo di fare un bel lavoro e di arrivare il prima possibile a una condizione accettabile. A distanza di qualche anno, Massimo Epifani ha riabbracciato la società del presidente Salvatore Di Giovanni. Io mi sento a casa, e sono tornato a casa col presidente, un rapporto che già l'ho detto straordinario, che va oltre il calcio. Ho ritrovato persone che lavoravano qui con me, che abbiamo fatto un percorso importante di crescita tutti insieme. E si riparte con grande ambizione, con grande voglia, con grande umiltà di cercare di fare un grande lavoro e cercare di arrivare a un risultato che tutti quanti noi ci aspettiamo. Ovviamente inizia il ritiro, ma il mercato non è finito. Cosa chiede Epifani alla società? Ma dobbiamo ancora sistemare alcune cose per chiudere la rosa. Sono soddisfatto del mercato fatto fino ad oggi, sono soddisfatto di quelli che sono arrivati, sono soddisfatto di quelli che sono rimasti sono contento fino ad oggi di quello che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo completarla, ma con grande tranquillità, con grande calma. So che il Presidente è attento a queste cose. E speriamo di ripeto, di fare un grande anno.